Trip è una performance di musica che fa uso di tecnologie e di elementi di interazione per trasformare quello che è il concerto musicale in una sorta di esperienza più articolata e più, più trasversale. Ci sono degli elementi di interazione che mettono me stesso in relazione con il pubblico e ci sono degli elementi di light design e di suono multifonico che servono a completare questa sorta di percorso sensoriale, arrivando fino al suono e all'interazione che il suono ha con la luce. E qui hai tutti gli strumenti, nella una luce hai una elettrica, le drums 5-6, però queste sono le uscite del diavolo, c'è scritto qua. Per questo progetto artistico si è voluto pensare uno spazio di ascolto tridimensionale, non il solito destra e sinistra, ma un 6 fonti di suono poste tutte intorno allo spettatore. Questo per dare una prospettiva proprio molto ampia della percezione del suono. Ecco, mettilo al massimo. 1, 2, 3. Inizialmente le tecnologie che sono venute in mente sono state quelle di creare un sistema di luci che rispondesse alla musica e che interagisse con il pubblico. Poi, continuando a collaborare insieme, ci è venuto in mente che generalmente la luce è un elemento delimitante, no? Se si pensa all'occhio di bue, al palcoscenico, cioè, quindi è un elemento che crea uno spazio attorno al performer. Ecco, quello che ci è venuto in mente per Trip è stato di utilizzare la luce non come un elemento di delimitazione, ma bensì come un elemento che ampliasse lo spazio e che ne estendesse i limiti. E da qui è venuta fuori questa idea di utilizzare questa scatola di specchi per estendere la luce da un elemento limitante e delimitante uno spazio a un elemento che rompesse lo spazio in profondità e generasse una nuova dimensione, la dimensione appunto del viaggio, del trip. Sono stati costruiti dei totem che sono posti alle mie spalle e che interagiscono appunto con il suono. Ogni totem è composto di circa 800 LED e grazie ad uno specchio posto sia sul fronte che sul fondo consentono di entrare all'interno del totem e prolungare quella che può essere considerata la prospettiva luminosa. La spazialità del suono è intesa in modo dinamico. Non è che abbiamo 6 sorgenti fisse di suono e basta. Il suono si muove nello spazio, quindi la percezione dello spettatore, se chiudesse gli occhi, sarebbe quella di perdere l'orientamento spaziale, perché il suono si muove, quindi avrebbe la percezione di muoversi lui stesso nello spazio. Questi 6 punti di diffusione audio sono posti appunto tutti intorno al pubblico affinché il pubblico stesso si trovi al loro interno e abbia sempre una percezione di tridimensionalità e di movimento del suono stesso.